Classic Drive Bar Live. Classic Drive Bar Live. Ho capito, benvenuti alla 11ª puntata di Classic Drive Bar. Va bene, benvenuti Marco. Scusi, lei chi è, signorina? Che io ho girato... Quante puntate abbiamo girato, Luca? Abbiamo girato 12 puntate tutto, mi sembra, perché ci sono due speciali. Ma, vabbè. Sono una novità. È una novità. Il problema è che me la sono ritrovata qui, alla mia destra, perché voi vedete allo specchio, e così, cioè, vi dico la verità. Noi siamo in crisi, perché sono da giorni, faccio questa confidenza, che stiamo cercando una co-conduttrice. Allora, metto messaggi su Facebook, scrivo ragazzi, una ragazza che voglia, insomma, mi rispondono, sono fuori da Roma, eccetera. Non avevamo la co-conduttrice né oggi, il 14 né il 21, la prossima puntata. Passando, per fortuna, mezz'ora prima, 40 minuti prima, da Lungotevere, ho incontrato questa ragazza con la gonna a pois bianchi e la gonna nera a pois bianchi. Ho detto, vuoi fare il volo qualcosa, eccetera, ti do una scaletta che ho in più, eccetera. Ed ecco, Donatella, serio. Ebbene sì, mi trovo qui. Così, si trova qui. Però, intanto, io vi do il benvenuto alla 11ª puntata, appunto, da parte mia e da parte di Donatella Serio. Di Donatella Serio, appunto, alla 11ª puntata del nostro programma, che ormai, insomma, penso che sia, diciamo, abbastanza, come dire, Donatella, voi potresti dire? Collaudato, benissimo. È un programma, come voi sapete, che... il primo programma italiano in diretta attraverso il quale la cultura motoristica si fonda, comunque si fonda e si fonde invece con quella artistica, e giriamo questa volta in una location nuova, la Feltrinelli, l'Arion, gruppo Feltrinelli in Prati a Roma, piazza Cavour. Però, bellissimo. E in questa puntata che succederà? Allora, in questa puntata ospiteremo Nicola Brizio, che ci presenterà il suo primo romanzo, Fame Plastica, sì. E poi ammireremo una bellissima Lancia Delta Abarth, gruppo A, ex VRC, il cui padrone, il proprietario diciamo, vuole cederla a chi si dimostrerà volenterosa, chi vorrà prendersene cura. Sì, sì, tocca rimanere incollati a questo schermo, è vero, però prima ovviamente condividete la puntata in diretta sulla vostra pagina Facebook, perché ovviamente ne vedremo delle belle. A voglia, delle bellissime. Però intanto io lo mando io questa volta, ecco il video, il primo contributo di Nicola Brizio, e poi state con noi perché ritorniamo subito. Nel momento in cui ti dimentichi da dove sei partito, rischi di perdere il contatto un po' con la realtà, non importa quanto è grande. Io non parto mai, quando scrivo, con l'idea di provocare, però se qualcuno si è sentito provocato, mi fa relativamente piacere, che vuol dire che non è rimasto indifferente. Nicola Brizio è nato ad Alba nel 1993, dopo gli studi nel 2013 abbandona l'Italia e trascorre ben 2 anni in Germania, vivendo tra Hannover, Dortmund e Berlino, svolgendo i lavori più disparati. Proprio in Germania inizia a coltivare la passione per la letteratura, la scrittura ed il cinema. Tornato in Italia, cura le varie sceneggiature dei cortometraggi Moonlight Hotel, Night at 12.042, che dovrebbe essere un cap, Sincope e Cognizione sbocceranno i fiori a febbraio, realizzati dal collettivo Utopia Underground Film, del quale è tuttora membro attivo. Dal 2016 si occupa inoltre di recensioni letterarie per il settimanale Il Braidese. Fame Plastica è il suo primo romanzo. Benvenuto Nicola. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Benvenuto, ciao. Inizio io, prima domanda a bruciapelo. Allora, quali sono i tuoi autori di riferimento? A quali autori ti sei o ti ispiri? Allora, io come diceva Pierpaolo nella mia biografia, ho cominciato a carpire e a leggere in maniera così seriale quando stavo in Germania, e mi sono sempre ispirato principalmente alla letteratura americana. Penso a autori come William Burroughs, come De Lillo, come Philip Dick, ma anche a personaggi che facessero parte della cultura underground americana, quindi anche penso a Jim Jarmusch, musicisti come Lou Reed. Tendenzialmente proprio la mia ispirazione arriva più
da oltreoceano, ecco. Sì. Se dovessi dirti gli autori che più mi hanno influenzato, forse sono proprio questi. Ecco la copertina del libro che vedete tutti, Fame Plastica, è del 2018 proprio, non è uscito? Giusto? È uscito 2017. 2017, bene, 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 quindi pochissimo tempo fa. Ma perché la scelta di ambientare questo romanzo in un futuro distopico, Nicola? Allora, io praticamente quando scrivo parto sempre da una base di attualità in realtà, quindi dal nostro tempo, e poi vado a amplificare quelli che possono essere i difetti e le brutture, no? Quindi vado a distorcere, come se mettessi una lente distorta al di sopra. Quindi appunto mi sembrava un modo interessante per parlare anche dei giorni nostri del 2018, ma amplificando quello che potrebbe essere se il mondo continua ad andare in questa direzione. Io sono un po' pessimista in questo senso, però mi sembrava appunto interessante parlare di oggi, ma delle conseguenze di quello. Senti, che ma una che cosa abbiamo prima, oggi. Una cosa, però nel tuo romanzo l'amore che ruolo ha? Allora, l'amore ha un ruolo salvifico in questo senso. Sì. Voglio dire che bisogna comunque lasciare una speranza, no? Diceva Pasolini che non c'è disperazione dove non c'è almeno un po' di speranza. E quindi appunto ci voleva una via di uscita che si spera potrebbe essere quella del sentimento. Sì. Sì. Dunque, abbiamo detto che hai scritto diverse sceneggiature per vari cortometraggi, ma il cinema in che modo influenza la tua scrittura? Allora, io tendo a scrivere molto per immagini, quindi a prendere segmenti di narrazione con una tecnica che utilizzava William Burroughs che si chiama cut-up, e quindi che porta il lettore in situazioni diverse con stacchi temporali, quindi anche diciamo togliendolo un po' dalla situazione e portandolo in un'altra automaticamente, è una cosa che all'inizio confonde un po'. Però appunto siccome tantissima della mia ispirazione arriva anche dal cinema, è una cosa che ho voluto riprendere, che mi è piaciuta subito quando l'ho scoperta, perché sono anche un cinefilo, oltre che un lettore seriale sono stato prima un cinefilo che un lettore cinema, seriale. Sì, riporti il cinema nelle tue opere, nel tuo scrivere. Esatto, sì, cerco proprio di fare dei tagli come si farebbe con la pellicola, sì, mettendoli sulla carta. Beh, questo è veramente interessante. Poi è il tuo primo romanzo, quindi insomma è un'esperienza, no? Come la descriveresti? Com'è scrivere il primo, pubblicare il primo romanzo per uno scrittore? Allora, in realtà è una cosa che io non mi aspettavo assolutamente, perché avevo mandato il manoscritto a Funambolo, addirittura noi ci eravamo incontrati al Salone del Libro del 2016. Sì. E poi per me era finita lì, io mai avrei pensato di andare... di essere pubblicato, insomma, era proprio l'ultimo dei miei pensieri, perché probabilmente anche io avevo poca, che solo chi conosceva qualcuno, chi aveva dei mezzi, poteva scrivere, fare. Potesse invece in questo senso è una storia a lieto fine, perché anche chi è assolutamente un esordiente come ero io, che scrive per passione, può... Beh, ma probabilmente probabilmente perché la tua opera merita, insomma, è stata pubblicata. Questo io voglio sperare, insomma, anche perché meno male che ci sono ancora editori che danno voce che danno la possibilità agli esordienti, questo è importante, voglio ringraziare le tante è molto importante. Eh sì, e poi ti volevo dire, ma una domanda così, bruciapelo come la prima di Donatella, ma sì, perché comprare Fame Plastica? Allora, io comprerei Fame Plastica perché probabilmente non è un romanzo convenzionale, non è il classico romanzo. Io non dico che sia più bello o più brutto di altri romanzi, quello è assolutamente soggettivo, certo, ma sicuramente non è un romanzo classico come ce ne sono tanti, quindi, perché appunto è scritto col cut-up, tratta di temi particolari, quindi mettendoli sotto una luce particolare, è una cosa un po' diversa da... ecco, in questo caso lo sconsiglio agli abitudinari. Ah, ecco. Carina questa, bravo.
Bravo, senti Nicola, noi ti ringraziamo per aver accolto questo invito in trasmissione. Io ringrazio voi. Ti facciamo in bocca al lupo più grandi per il per tutto l'iter. Altrettanto, no? A voi per la vostra bellissima trasmissione. Grazie, gentilissimo, a presto, e complimenti ancora. A voi e un saluto a chi ha deciso di guardare e di seguire le vicende di 9 Plastica, state contenti. Grazie, grazie mille. Ciao, ciao Nicola. Ciao. Grazie, ciao a tutti. Bene. Ecco, a Nicola, devo dire che è un personaggio interessante, il suo libro sembra molto originale sì, però nel frattempo dobbiamo dire appunto di ricordare, rinnoviamo l'invito a condividere questa puntata sulla vostra pagina Facebook e di prendere nota, perché adesso elencheremo una serie di eventi per tutti gli appassionati di veicoli d'epoca e di arte. E di arte. Sì, prima di iniziare la rubrica eventi io devo salutare il mio amico, il mio collega universitario Arian Gioni, che ci sta seguendo, e con lui tutti gli altri, insomma, uno per uno. Adesso man mano che scriverete i commenti, vi ricordo che potete scrivere dei commenti, potete farlo quando c'è l'ospite in diretta, per fare delle domande direttamente, io le leggerò, anzi tramite Luca, e ve le esporremo. Però per quanto riguarda la rubrica 20, segnaliamo per gli appassionati di vetture d'epoca l'11ª edizione della Targa del Matese, che è un evento, una manifestazione organizzata dal Classic Car Club del Molise, il 28 e il 29 luglio prossimi, mentre invece per gli amanti dei veicoli agricoli e della cultura rurale, perché c'è anche quello, e bisognerebbe poi, no, farlo sapere più, perché insomma i veicoli storici non sono soltanto moto e auto, sempre il 28 e il 29 luglio, il Club Trattori e Trattoristi organizza a Murello, provincia di Cuneo, l'esposizione Trattori, Mietitura del Grano, Aratura ed Antichi Mestieri. Mentre per quanto riguarda l'arte, Donatella. Sì, allora, per tutti gli appassionati di arte, ricordo che Canaletto 1697-1798, una mostra qui a Roma, presso il Museo di Roma, nel Palazzo Braschi, che sarà ancora qui fino al 19 agosto del 2020. E si tratta di un progetto che vuole in qualche modo ricordare i 250 anni dalla morte del noto autore veneziano, che è appunto Canaletto, e si tratta della raccolta di opere d'arte, delle sue opere d'arte diciamo più ampia finora mai organizzata in Italia. E poi ricordo anche Tintoretto 1519-1594, questo invece a Venezia, presso il Palazzo Ducale, dal 7 settembre 2018 al 6 gennaio 2019, quindi c'è ancora del tempo, insomma. E anche questo è un progetto per ricordare l'anniversario dei 500 anni dalla nascita, questa volta, dell'autore veneziano Jacopo Tintoretto. E verranno esposti circa 50 dipinti, 20 disegni autografi dell'autore, e inoltre sarà possibile ammirare in sede, nella loro collocazione originaria, i cicli di affreschi che appunto l'autore ha realizzato per il Palazzo Ducale. Bene. Due eventi, diciamo, interessantissimi, di spessore, sì, di ampissimo spessore culturale, e a questo punto io devo rinnovare, lo rinnovo io al posto di Donatella, perché così faccio la persona che ripete le stesse cose, visto che sono anche più anziano, credo, qui di tutti, tranne di qualcuno, ma non fa niente, perché siamo come se fossimo coetanei. Condividete questa puntata ora, però in diretta, ragazzi, perché se la condividete in diretta possono vederla i vostri amici subito, e può diventare un qualcosa che può interessare, visto che è curiosa, un sacco di appassionati. Vi presentiamo adesso cosa, però? Sì, adesso vi mostriamo una bellissima vettura, un bellissimo veicolo che ha, nelle sue varie evoluzioni, appassionato generazioni e generazioni di appassionati di veicoli. Sì, l'hanno sognata in molti e continuano a sognarla, ma a volte è una chimera, perché non è per tutti. E quindi, però, io vi lancio questo video, questa clip. Thank you.
Eccoci, siamo qui in compagnia di Massimo Leone, laureato nel 1968 in ingegneria meccanica con una tesi dal titolo Progetto di un'auto da corsa. Dal 70 al 74 lavora presso la Division Technique della DBA a Parigi come responsabile della progettazione impianti frenanti per i clienti non francesi, anche l'Italia chiaramente. Nel 1972, e soprattutto l'Italia, nel 1972 è responsabile del progetto Lancia Beta con un brevetto sul freno anteriore. Dal 94 al 2005 è imprenditore e consulente indipendente e nel 2000 fonda il club Vasto Veicoli Storici. Benvenuto Massimo. Benvenuto. Grazie, benvenuto. Grazie dell'accoglienza. Grazie a lei, da te. Possiamo darci del tu in questa fase. Allora, grazie a te. Ingegnere, come e quando è nata questa sua passione per le Stratos e per la Lancia Delta? Io sono nato a Palermo e soprattutto nella mia generazione la passione per le auto da corsa era praticamente talmente diffusa. Per darvi un'idea, noi fermavamo le lezioni durante le prove della Targa Florio. Che cosa meravigliosa! Per andarli a vedere, dicevamo ai professori, è inutile che venite a fare lezioni, non ci siamo. Questo è un aneddoto bellissimo, è il primo che racconterà. Quindi, è innata, diciamo, fin dalla più giovane età. Dopodiché ha continuato a formarsi sia con gli studi di meccanica che poi con le prime attività lavorative, perché il primo lavoro che ho fatto alla Division Technique è stato il collaudatore, dopodiché sono passato alla progettazione. Certo. E abbiamo visto le foto che sono, no, che ha mandato Luca dalla regia della Stratos a Vallelunga, l'abbiamo mandato appena adesso, e di entrambe, la Stratos e la Delta, nella stessa pista. Da quando risalgono quelle due foto? Allora, la Stratos a Vallelunga è del 2010. E per chi non lo sapesse, sto passando su la polvere che si usa quando c'è olio in pista, che si chiama filler. Sì. E per un caso mia figlia è riuscita a cogliere l'attimo fuggente. Ed è veramente una foto da copertina, da copertina. E l'altra è una prova in due che avete fatto, Delta e Stratos? Sì, io con amici e soprattutto il meccanico, che è un amico fraterno e che mi segue tutte le macchine, ogni tanto andiamo a giocare su delle piste vicino, non lontani da casa, per fare delle messe a punto o semplicemente per divertirsi. Per divertirsi. Ora però noi concentreremo l'attenzione in questa puntata, in questo intervento, sulla Delta Marlboro, cioè la Delta Abarth, e vorrei parlare appunto di questo, cioè quando è stata prodotta, che curriculum ha, che è la cosa più importante quando si tratta di veicoli del genere, e che cosa ti ha affascinato di lei scegliendo di acquistarla all'epoca. Allora, all'epoca io l'ho acquistata nel 2007, all'epoca io facevo parte di un gruppo di appassionati che si chiama Historic Lancer Rally, che tutti i proprietari di macchine da rally della Lancia. Sì. E quindi Stratos Gruppo 4, 037, S4, tutte macchine che hanno fatto la storia del rally e che praticamente hanno aperto la via al rally moderni. Bisogna ricordare che la S4 è una macchina incredibile, potentissima. Sì. Mentre la della 037, un famoso pilota di rally ha detto, con la 037 fa esattamente quello che voglio io. Assolutamente. Questo, attenzione, questa foto qui che sta scorrendo, riparlando della Delta, sì, invece, questa era... Questa foto si riferisce alla tua auto, però, alla mia stessa auto, è verniciata leggermente in modo leggermente differente perché la colorazione è arancione, in realtà è una fosforescente che quindi di notte dava degli effetti particolari, che però ha la caratteristica che dura, diciamo, un periodo abbastanza limitato e poi si rovina. Qui era guidata da Allen nel 1997, sì, se non mi sbaglio. Sì. E durante il safari fatto da privato. Vogliamo vedere anche, c'è una foto del curriculum, una foto di un foglio dell'Astra, sì,
dove eccolo qui, eccolo qui, dove vediamo proprio tutte le gare, diciamo le vittorie, la storia, la storia della macchina. È interessante perché già si lega alla storia dell'Astra. L'Astra è nata su richiesta specifica della RAI, che ha chiesto a un pilota di rally italiano che si chiama Mauro Pregliasco di fondare una scuderia per poter girare dei filmati durante dei rally reali, sì, in modo da utilizzarli poi nella fiction televisiva che aveva per protagonista Giuliano Gemma, che è stata girata nell'88, girata e diffusa, se non ricordo male, nell'88, fiction in 8 puntate, e le macchine erano due e le targhe erano conseguenti. Sì. E l'Astra, dopo essere stata fondata, ha acquistato queste due macchine e le ha... Sì? No, no, non si preoccupi. Le ha, preparate specificatamente per i rally. E infatti qui la vediamo in un'altra... Questa è un'altra fotografia del safari, quella safari, che abbiamo visto prima. E infatti vediamo Marco Allen che sta per salire o per scendere da letto, non si capisce il momento, non si capisce bene. Però veramente bella. E poi ce ne dovrebbero essere altre, sempre foto di rally o di safari. Vediamo un po' se Luca dalla regia le manda, sempre riguardanti questa domanda. Vediamo un po', scegliamo. Ecco, qui per questa esempio... invece sono delle foto estratte da un video che tra l'altro è possibile comprare della stagione rally 1989, nella quale la macchina in prima versione, cioè ancora col motore 8 valvole, è guidata da Ericsson, Billstam, è arrivata quarta. Sì. La sua proprio, attenzione, sì, parliamo sempre della Delta. Esattamente la stessa macchina, lo stesso numero di telaio. Stessa, per però questa macchina... Sì, per quanto riguarda il restauro invece, come è stata restaurata e perché ha scelto questo colore? Allora, io ho acquistato la macchina, dicevo, nel 2007 e la macchina era perfettamente funzionante, quindi teoricamente... utilizzabile già da subito, sì. Però avendo una storia molto travagliata soprattutto nel settore delle corse su terra tipo il safari, perché tra l'altro dopo la vicenda con l'Astra la macchina è stata venduta e ha corso dei raid in Sud America, sì, dove facevano, dove fanno, non so se li fanno ancora, facevano... Non è terreno però, è anche pietroso, no? Pietroso e soprattutto polveroso, ecco. Per cui facevano roba di 4-5 mila chilometri di gare in una volta sola. La macchina ha preso molte botte nel pianale di sotto dalle pietre. Qui la vediamo però già restaurata, sì. Noi dobbiamo avere forse qualche foto del restauro, sicuramente, perché la vorrei far vedere proprio nella sua eccole, per esempio queste foto qui. Beh, noi l'abbiamo praticamente spogliata tutta e fatto quello che si dice in gergo un restauro conservativo, sì, cioè non abbiamo apportato sostituzioni ma ribattuto la lamiera e tolto, ovviamente la macchina è stata sabbiata, sì, e poi riverniciata dentro e fuori e quindi riassemblata con tutti i suoi pezzi, salvo dei pezzi che sono stati sostituiti che riguardano soprattutto pezzi di sicurezza, quindi sì, l'impianto antincendio, le cinture, mentre invece i sedili sono stati conservati perché il sedile di guida conserva ancora un talloncino sotto con la scritta approvato Fiorio, perché era utilizzato da Alex Fiorio che ci ha vinto il rally di Cipro del 92. Quello è rimasto allora. Sì. E ha fatto bene perché nella conservazione del restauro, certamente, è importante tenere, no, quello che poi fa parte anche dell'expertise, del curriculum di questa macchina, della storia di questa macchina. Poi, e poi mi dica.
Successivamente al restauro, negli anni successivi, abbiamo restaurato, praticamente riportato a nuovo il motore Sì. e il turbo. Il turbo è molto particolare ed è stato fatto da un grande specialista di, non faccio Non nomi per non fare no. pubblicità, però Beh, sì, diciamo è un artigiano, si può fare, nel senso. è una ditta di fama Va nazionale bene. di Osimo. Diosi, ok, allora sicuramente gli appassionati Si che ci conosce, seguono sì. avranno capito di chi si sta parlando. E questa modifica al motore, questa No, il migliorativa. motore è stato non migliorato, è stato semplicemente riportato, per cui smontato e restaurato in tutte le sue parti. Dopodiché è stato provato al banco per verificare che dà effettivamente le prestazioni in termini di potenza e coppia previste dalle specifiche Abarth. Ecco, bene, infatti. Ma volevo interrompere un attimo l'intervista proprio Sì. per mandare un altro piccolo, brevissimo contributo video, sempre della Lancia Delta di Massimo Leone, proprio per farvi ancora più venire l'acquolina in bocca, parlo delle persone veramente interessate a questa vettura che lui ha deciso di cedere. Guardiamolo. Abbiamo visto questa Lancia Delta davvero nella sua forma più smagliante in pista, no? Vero Donatella? Cioè tu che, vabbè, sei sicuramente un po' più profana di me per Sì, quanto riguarda i motori, di noi, decisamente. però insomma, Però infatti immagino che il comunque è suono di questo emozionante. è emozionante, perché Emozionante. le macchine di questo tipo, le autovetture di questo tipo sono per un pubblico molto ristretto che veramente possa apprezzare. Tra l'altro, in conclusione, io volevo chiedere a Massimo Leone, perché ha deciso di venderla, anche se è una domanda a volte che può risultare, diciamo. E chi è interessato al modello, perché dovrebbe acquistare proprio quella di Massimo Leone rispetto a quelle altre? Cioè, che Questa, doti ha come questa? abbiamo detto prima, è una macchina che oltre ad avere delle prestazioni praticamente corrispondente alla media delle Lancia Delta Gruppo A che Sì. hanno corso nel campionato mondiale italiano, spagnolo, francese e poi non sono state moltissime, quindi comunque rappresenta una macchina estremamente rara che conserva le sue prestazioni, che restano delle prestazioni di tutto rispetto. 300 cavalli, cambio a 6 marce con innesti frontali. È una macchina impegnativa che bisogna imparare a guidare, però che può dare delle soddisfazioni non indifferenti, soprattutto nei rally storici, se ne fanno tanti. Io purtroppo ho raggiunto un'età che comincio a fare fatica a gestirla per lungo tempo. Per fare il girino così sulla Certo, pista è ancora è godibile ancora tranquillamente. godibile, ma non ho più l'età per poter fare un rally o per fare anche una corsa in salita, anche se magari qualche rievocazione storica di corsa in salita le abbiamo fatte, per esempio Palermo, C'è una oppure. foto, aspetta, di Palermo, aspetta Massimo, scusami. C'è una foto del Monte Pellegrino, della Sì. Monte Pellegrino Palermo. Vediamo un po' se la. Eccola. Quindi, Eccola qui. ecco, qui nel 2000. Vediamo un po', 14. 14. Qui tra l'altro non la guidavo io, la guidava il mio amico meccanico. È una corsa in salita che va da Palermo al santuario di Monte Sì. Pellegrino. Una corsa che negli anni storici era molto seguita e valevole per il campionato italiano montagna. Ci ha corso gente importantissima e da qualche anno gli amici di Palermo che hanno fondato un club specifico ne fanno una rievocazione Li storica. salutiamo in diretta se ci Come seguono, no, il perché insomma, ecco, presidente come se è diciamo, Enzo facciamo Manzo Enzo Manzo, ecco, poi dopo. che
è un caro amico e ci ha ospitato sia me che mia figlia più di un anno, nel 2015, poi e nel 2016, per esempio, con la Stratos. Ho preso il premio per la miglior conservata. Beh, in effetti il colore della colorazione gialla mi hai detto che era la sua Sì, dell'origine, sì, sì. ma apposta ne approfitto, no, di questa, del fatto che hai nominato la Stratos per farti una domanda. Le differenze di guida, di godimento, di prestazioni, i diversi profumi di queste auto, cioè della Delta e della Stratos, tu le hai tutte e due, puoi dare. Tanto per cominciare, la Stratos è una macchina che qualcuno ha detto che o si ama o si odia. È Perché? perché è una macchina Amarla che si capisce il motivo, odiarla il sì, problema. perché bisogna guidarla con polso e guidarla in un certo modo. È una macchina che dà il suo meglio nei percorsi proprio da rally o da corse in salita, quindi in curve, in zone, diciamo, in percorsi misti. La Delta è un'altra macchina, prima di tutto è un motore turbo e quindi ha delle caratteristiche e comportamenti diversi. Sì, perché una è ispirata al turbo chiaramente, Certo, quindi sì, però diciamo entrata in che coppia. è più da corsa, mentre la Stratos si adatta anche a fare la Beh, anche passeggiata. le potenze sono diverse, no? Questa Mentre. foto è Ecco, questa interessante. foto, commentiamola. Questa foto è interessante perché si riferisce al 2013, in occasione del fatto che la RAI di Pescara mi chiese di fare un servizio su questa macchina, in riferimento alla fiction della rally che era stata fatta tanti anni prima. Con il 124 Abarth che sta davanti in versione aperta, e mia figlia conduce il cameraman che ci ha ripreso sul davanti per poter fare questo filmato. Tra l'altro 124 Abarth è una macchina in tremodo interessantissima, Sì, oltre la, cioè, molto no? divertente. Molto divertente. Sì, Adesso sì. poi hanno creato questo restyling da poco che può essere per gli appassionati veri, è come un giocattolo con i colori dell'epoca, che è divertente, un video, quasi un videogame, però Certamente, la la vera, vera è un'altra attenzione, con cosa. i cofani neri, Certo. insomma, bianca o rossa che poteva essere, bianca soprattutto. Comunque, quindi le differenze sono sostanziali per Le tante cose. differenze sono sostanziali. Bisogna dire che a favore della Stratos c'è una caratteristica proprio di motore. Il motore è figlio della progettazione dei motori Ferrari 6 cilindri nati specificatamente per correre. Però ha un'utilizzabilità particolare perché praticamente da 2000 a 8000 giri è sempre in coppia. Ecco, questo è importante. La differenza poi E della quindi, Delta. infatti, in pseudo gare Sì. tipo il Memorial Bettica o giù di lì, nel confronto una stradale, nel confronto con un Gruppo 4, pur avendo quei 50-60 cavalli di meno, non sfigurava. Chiaro che perdeva, però non Vabbè. sfigurava tanto perché la disponibilità di coppia in basso è talmente buona che riesce ad accelerare in maniera particolare. Tra l'altro anche il peso aiuta, no? Il Peso peso potenza, aiuta, perché essendo certamente, macchine abbastanza leggere, ecco, 960 leggerissime per quella potenza. kg. Sì. E la tenuta di strada? La tenuta di Io faccio queste strada, domande per gli appassionati, ne allora, approfitto di massimo. la tenuta di strada ovviamente di una Delta a quattro ruote motrici è impareggiabile. Infatti. Vi narro un piccolo Certo. aneddoto. Al Rally di Pescara del 2010, io e il mio amico meccanico abbiamo fatto con la Stratos e con la Delta gli apripista. Cioè, siamo andati davanti prima di fare, e lui stava sulla Delta, è entrato su una curva, io stavo dietro, pensavo di poterla fare alla stessa velocità, invece mi sono girato perché la tenuta di strada della quattro ruote motrici è nettamente migliore della Delta, della Stratos. Però la Stratos
stradale ha dei difetti storici che nel caso della mia non è stata realizzata con tutti gli accorgimenti, hanno un po' risparmiato. All'epoca era il periodo del risparmio, il gruppo Fiat, la Lancia era entrata da poco nel gruppo Fiat, risparmiava in tutti i modi possibili. Diciamo, però l'unico risparmio che è stato positivo è quello sul peso. No, poi per il resto magari... Però assettata opportunamente, sì. Riveduta con gli accorgimenti che abbiamo adottato, piccole modifiche. Già i cerchi hanno aiutato? I cerchi hanno aiutato perché ci hanno permesso di montare delle ruote posteriori leggermente più larghe, che senza arrivare alle larghissime che usa la Gruppo 4, che sarebbero state eccessive. Sì, eccessive. Sì. Quel poco in più aiuta parecchio. Allora, per quanto riguarda, avete visto in questo intervento una delta veramente interessante, ma interessante sarebbe riduttivo, cioè una delta affascinante in quella colorazione, con quelle caratteristiche, il restauro effettuato, la passione del proprietario, la bellezza proprio del modello, cioè veramente la sognano in tanti. Io stesso sono una delta, magari ecco, mi accontenterei di una Evo, cioè non di un Abarth gruppo la gruppo Evo, Abarth, la Evo stradale è l'ultima versione, è arrivata a cifre esorbitanti. Beh, però insomma, allora io mi rivolgo agli appassionati di questo modello della Lancia Delta, potete contattare Massimo Leone, lo trovate sui social, poi potete scrivere un commento o contattare direttamente noi, così vi gireremo i contatti, perché è una macchina che a mio avviso non dovrebbe non si dovrebbe lasciarsela scappare. Vorrei, se possibile, fare un saluto, sì, perché prima ho sentito che hai annunciato la targa del Matese. Sì. Allora, sia io che mia figlia parteciperemo alla targa del Matese, lei col 124 Abarth. Credetemi, non lo sapevo. non è stato... E io farò con la Stratos da apripista, che perché bello. I dirigenti del club di Campobasso sono degli amici fraterni. E quindi andiamo sempre molto volentieri. E noi siamo contenti di aver dato un po' di pubblicità a questo evento, insomma. Venite anche voi. Se riuscire, vediamo volentieri, non è detta l'ultima, anche perché l'ultima puntata dell'estate è il 21, la settimana prossima, quindi c'è un'altra settimana per organizzarsi. Intanto siamo arrivati al termine di questa puntata. Massimo, noi ti ringraziamo perché sei stato gentilissimo a venire, rimani altri 2 minuti con noi, in bocca al lupo per la vendita. E dobbiamo sì, allora, se anche, chiudere, sì, se anche voi volete uno spazio all'interno del programma, potete scrivere un'email a info@driveart.com, classicdriveart.com. Sì, oppure visitare il nostro sito web, sempre classicdriveart.com, o anche sulla nostra pagina Facebook, dove ovviamente sono indicate tutte le informazioni necessarie, cioè vengono elencati vari eventi, e quindi lì potreste trovare tutto, insomma. E niente, diciamo che siamo arrivati al termine. Ringraziamo Luca Calvaresi alla regia, Luca Napolitano ai social, come sempre, ma soprattutto voi del pubblico che ci avete seguito in diretta. I vostri nomi io li so. Ringrazio Laura, il fedelissimo pubblico, assolutamente fedele a questa trasmissione. Vi diamo appuntamento la settimana prossima, 21 luglio, alla stessa ora, 11:30, sulla stessa pagina. Ciao. 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 Thank you.